Ciao a tutti ragazzi e benvenuti. Oggi siamo qui con un nuovo video acquisti dopo più o meno 2 mesi e mezzo. Perché però l'avevamo già anticipato che adesso, visto che non stiamo uscendo più di tanto e ci stiamo limitando anche un po' negli acquisti, sarebbero arrivati un po' più di rado. Infatti dopo 2 mesi e mezzo eccoci qui con i nuovi acquisti. Non sono nemmeno tanti, sono giusto qualcuno però di qualità, eh? Vabbè, normale. No, di qualità. Vabbè, sì, però perché sono grandi offerte. Vi ricordiamo che per seguire le varie offerte che a volte troviamo e acquistiamo per noi, a volte le troviamo e non le acquistiamo, però le segnaliamo, le mettiamo tutte sulla pagina Facebook e nel gruppo Telegram che trovate tutti in descrizione. Il primo acquisto che abbiamo fatto è questa Retro TV Games. In sostanza è un controller. Controller con quello che si era anche in confezione, che si collega alla TV tramite la presa SCART e vi mostra, cioè funziona anche da come console. In pratica è un controller con dentro l'hardware della console e quindi riproduce oltre 200 giochi. Questo qui l'abbiamo preso perché, nonostante non è che è una marca o una cosa proprio di collezionismo, però è carino, tante volte uno ci può giocare, possiamo fare qualche piccolo gameplay retro. Infatti però abbiamo letto nelle recensioni che era consigliato avere una TV vecchia. Sì, una di quelle appunto a tubo catodico. E questo qui l'abbiamo pagato solo 7 euro rispetto ai 20-25 che costa normalmente. Adesso non l'abbiamo ancora testato, proprio perché al momento non abbiamo una TV vecchia, abbiamo solo TV anche troppo nuove. Però se per caso vi può interessare, magari possiamo o cercare di recuperare una vecchia TV e ve lo portiamo, oppure vedere se lo possiamo provare su una TV nuova e vediamo un po' anche come rende. Fateci sapere, quindi. Secondo acquisto, qui non ci dilungheremo troppo a parlare, è questo controller wireless per Nintendo Switch. Non vi diciamo altro perché presto, forse anche già uscito, arriverà comunque un video dove i Joy-Con hanno dato un sacco di problemi. Quindi questo fa parte di una delle ottime soluzioni che lo vedrete in questo video in dettaglio. Possiamo dirvi però che normalmente costa sui 25-30 euro e noi, grazie a uno sconto, l'abbiamo pagato circa 11 euro. Poi, oh, si è visto un po' la chioma. Poi abbiamo preso un'offertissima su Amazon, un peluche bellissimo di un personaggio che ci piace tanto. Però diciamo il nemico del personaggio che ci piace tanto. Vabbè, però anche lui ha il suo perché, eh? Sephiroth. Questo Sephiroth è stato un'offerta incredibile, infatti ne abbiamo approfittato praticamente subito. È originale anche, perché anche il cartellino. Vabbè, se non lo compriamo, se non era originale. Comunque l'abbiamo preso in offerta a 19 euro, invece del prezzo consigliato suo, ovvero 60. Infatti anche in questo momento che non c'è più l'offerta, lo trovate sui 35-40 euro, però 19 è un ottimo prezzo. Poi è proprio ben fatto, poi i capelli sembrano quasi tipo quelli là del gioco, perché sono pure morbidissimi. Beh, anche quello del gioco l'abbiamo toccati, eh. No, nel senso, sai quelle immagini che fanno, quei meme? Quelle dello Shambola. Vi possiamo assicurare che questi sono morbidissimi. Vabbè, anche un bel sorrisetto per fare, anche la spada non è male, eh? Sì. Adesso ci manca Cloud, però, perché l'abbiamo lui versione piccola, mentre lui è quello grande. Lui forse è quello di 20 centimetri. Sì, Cloud invece è di 7-8, molto piccolo. L'avete già visto in un altro video acquisto. Passiamo adesso alla sezione tutto videogiochi, però questa è proprio la sezione videogiochi trattino videogiochi proprio i giochi. Fisici almeno. Allora, qui abbiamo il primo gioco di cui vogliamo parlarvi. È un gioco che non esiste più perché l'abbiamo mandato indietro. Cioè, noi non ce l'abbiamo più, non esiste più. Beh, nel però mondo. Però questo lo toglieranno anche dal mercato. Già hanno tolto la demo. Comunque, stiamo parlando ovviamente di Balan Wonderworld. Allora, noi dispiace perché ci sono alcuni di voi che ci seguono che magari si sono appassionati anche a Balan, alla sua storia, alle sue avventure. Però purtroppo per noi è risultato abbastanza ingiocabile, come abbiamo detto anche nel video che trovate qui in scheda, la grande delusione di Balan. E appunto Balan non ce l'abbiamo più perché l'abbiamo mandato indietro, sfruttando come detto il resto di Amazon. Abbiamo provato un po', abbiamo portato tipo i primi 2 episodi, avevamo anche registrato il terzo, però non ci siamo sentiti neanche di montarlo perché comunque il gioco era troppo scandaloso. Cioè, l'unica cosa che ci è rimasta è il biglietto che davano al day one dell'accesso, diciamo, al teatro di Balan, tipo souvenir, no? Questo ce lo siamo conservati, anche se comunque come una metafora che hai detto tu, che mi è piaciuta molto.
Ovvero noi questo Balan è come se gli abbiamo tirato i pomodori addosso, ce ne siamo andati. Siamo andati allo spettacolo, abbiamo assistito e gli abbiamo lanciato tipo i pomodori addosso. Ci siamo fermati al... abbiamo condiviso con tutti fino al secondo atto. Però abbiamo guardato anche il terzo e non ce la siamo sentiti neanche di condividere e siamo andati via. Quelli erano 12 atti, quindi siamo arrivati a un quarto di gioco, non siamo riusciti a proseguire oltre. Non ne parleremo ulteriormente del gioco perché abbiamo fatto già un video dedicato. Non abbiamo fatto la recensione proprio in dettaglio perché non avendolo finito non potevamo fare la recensione. Però ovviamente è un gioco che non ti spinge neanche a finirlo. Già questo parla di da sé. Passiamo ad altri titoli che abbiamo acquistato. Tutti per PlayStation 4 però. Tutti belli, eh. Ah no, c'è anche uno PlayStation 5. Ah giusto, giusto, adesso stavo facendo confusione. Primo titolo è 1111 Memories Retold. Che poi sarebbe 1111. In inglese non frega nessuno, qua siamo italiani. Allora questo è un gioco che abbiamo portato interamente in live, l'abbiamo anche platinato e ci è piaciuto davvero tanto. Beh, l'abbiamo anche ricaricato qui su YouTube diviso in tre parti, perché il gioco si divide proprio in tre parti, quindi abbiamo fatto parte 1, 2 e 3 ed è completo tutto su YouTube. Questo è lo vedete plastificato perché noi l'abbiamo giocato sul PlayStation Now e abbiamo preso la copia per collezione da GameStop a soli 5 euro. Sì, perché questo fa parte di quei giochi che col passare del esistono poche copie. Visto che è un indie, col passare del tempo diventa raro. Quindi visto che ci è piaciuto su PlayStation Now abbiamo detto vabbè, è vero che l'abbiamo già giocato, però compriamolo, magari lo troviamo nuovo, ce lo conserviamo. Certo, GameStop ha un po' messo a dura prova questa cosa, infatti qui l'angolo è un po' bustato, è un po' ritagliato l'angolo della plastica, però è ancora sigillato, quindi vale come nuovo. È tipo come quando tu vendi le cose, come che dici ah ma questo è nuovo, però alla fine già l'hai tolto dalla plastica, quindi l'hai già visto. Altro titolo che abbiamo adorato alla follia, che abbiamo portato la serie completa, la recensione e anche tutti gli easter egg trovati nel gioco, almeno quelli trovati da noi, e presto lo platineremo, è It Takes Two. Questo è sempre dai creatori di A Way Out, si può giocare sempre solo in coppa, e per il resto ovviamente c'è la recensione e la serie che parlano da per noi. Siamo noi del passato che parliamo per noi del futuro. E quindi è un gran bel gioco che consigliamo a tutti quelli che lo vogliono giocare, che lo possono giocare in coppa con qualcuno con cui hanno un rapporto. La storia non è niente di che, però il gameplay è veramente molto bello. Siamo quasi per finire i videogiochi, abbiamo Judgment. Adesso con la copertina reversibile, questa è la sua versione reverse. Versione PS4, perché come detto l'avevamo comprato molti mesi fa per PlayStation 4, gnari della versione next gen in arrivo, perché ancora non era stata annunciata. Poi vabbè, noi l'abbiamo ricevuta adesso perché ci ha portato mia madre, che lo teneva lei. Comunque finalmente l'abbiamo, lo abbiamo portato in live recentemente, forse lo continueremo una volta a settimana più o meno in live. E ci sta piacendo tantissimo. Molto bello perché è Yakuza, però fa anche delle cose in più, cioè Yakuza già fa un sacco di cose, Judgment ne fa ancora più cose, quindi è molto bello veramente. Infine l'ultimo videogioco acquistato, comprato proprio il 7 maggio al Day One, è Resident Evil Village, gioco che non avevamo qualche dubbio all'inizio, come detto più volte, però ci ha stupito ed è stato proprio una bellissima rivelazione, un gran bel gioco horror, un ottimo Resident Evil, e vedete anche la serie completa e la recensione qui sul canale. Prima di passare all'angolo dei libri, cioè ovvero roba che si legge tipo libri, però non so proprio libri, so... Beh, si sfogliano. Sono cose da collezione, sempre riguardo i videogiochi. Comunque, quando dovete sfogliare un libro, un quaderno, una rivista, la cosa più importante per non danneggiare la vista. Qual è? La luce. La luce, esatto. È bello questa cosa, non eravamo d'accordo, però mi è capita al volo. Hai visto? La luce, come si fa a fare luce con una bellissima lampada? E quindi abbiamo la lampada del fantasma blu, ovvero quello di quando Pac-Man si indemonia con la palla e quindi lui diventa vulnerabile e lo può accoppare facilmente. Che esiste anche Pac-Man e il fantasma rosso, che ci mancano ancora per la collezione, però intanto questa lampada è davvero bella, normalmente costa sui 15-20 euro e l'abbiamo pagata circa 7 euro. Però ci è arrivata con lo scatolo un po' sfondato. Infatti c'è una lieve ammaccatura, però non si nota. E poi non è un problema perché in futuro, quando compreremo un'altra libreria, sicuramente la metteremo esposta con le varie lampade che abbiamo. Passiamo adesso all'angolo libri. Ok,
sono solamente due libroni, però libroni molto interessanti, soprattutto a prezzi veramente stracciati. Abbiamo lo Stickers Book di Animal Crossing, che contiene oltre 800 stickers. È veramente bello, solo che è lingua inglese. Ma sono molto adesivi, quindi parlano proprio, ti parlano con l'immagine. Non è vero, perché ci sono anche i minigiochi, non sono solo adesivi, è tipo un libro proprio. Vabbè, ma capirai. Chissà che linguaggio. Questo qui è un'offerta fantastica, perché in realtà lo sto osservando nel carrello. Sapete che su Amazon fate la lista della roba salva per dopo nel carrello? L'avevo messo quindi in salva per dopo da più di un anno, e oscillava tra i 10 e i 14 euro, perché 14 euro è tipo il prezzo di listino. È capitato casualmente che è calato a picco a un prezzo di 4 euro, quindi l'abbiamo comprato proprio subito. E adesso sta di nuovo a 13 euro, trovate comunque il link in descrizione se volete tenerlo d'occhio e magari riscende. Infine, l'ultimo acquisto della giornata è un acquisto... Non della giornata, l'ultimo acquisto che mostreremo. Va bene, è l'ultimo acquisto di questo episodio. Comunque, è un acquisto di cui vado molto fiero, che sono contento anch'io che l'abbiamo preso. E per questo non è un'offerta scovata da noi, ma anzi è un'offerta della pagina Offerte per Nerd Poveri, che poi in realtà... Poveri non è perché sono nerd poveri che comprano, ma perché sono poveri perché comprano così tanto che diventano poveri. È una pagina che noi seguiamo molto e che pubblica un sacco di offerte interessanti. Sì, magari vi mettiamo anche il link in descrizione se volete visitarla. E quindi voglio ringraziare tantissimo, perché loro hanno segnalato l'offerta per questo bellissimo album, cioè in sostanza una sorta di artbook, però è stupendo, adesso lo vedete in dettaglio. Gli Assassin's Creed 4, che è tipo il diario di Barba Nera. Sì. Peccato che è in lingua inglese, perché io lo volevo leggere. Cioè, lo posso anche leggere, però sicuramente non mi viene tanta voglia di leggere in inglese. Vabbè, preferivo fa un po' di traduzione. Preferivo che fosse in italiano. Però comunque la cosa più buona di queste, del ringraziamento principale che va alla loro pagina, è che il libro è andato in sconto a 9,99€ come prodotto esaurito, invece dei 30-40 euro che costa normalmente. Qui dietro costa 40 dollari. E la cosa buona è che quando io ho visto l'offerta ho detto: peccato, esaurito, addio. E loro mi hanno spiegato che acquistando un oggetto su Amazon esaurito si blocca il prezzo. Quindi anche se torna disponibile dopo 10 anni, tu ormai l'hai bloccato a quel prezzo, lo paghi sempre tanto. Infatti l'abbiamo comprato a 9,90€, 10 euro e qualcosa comunque. Si è bloccato a quel prezzo e la fortuna ha voluto che mentre portava la consegna a fine giugno è diventato disponibile e Amazon ce l'ha spedito subito ed è arrivato in pochi giorni. Quindi veramente un gran bel acquisto, stupendo questo libro, che andrà esposto e venerato per i prossimi 50 anni. Poi scrivo. Però comunque non ci leggiamo più, quindi dici: che cos'è quella cosa là sopra? Non lo vedi più comunque, perché la vecchiaia è la vecchiaia. Ok, questi erano i nostri acquisti per questo video di oggi. Probabilmente il mese prossimo arriverà già un altro video, perché in realtà questi ultimi due mesi abbiamo acquistato più di quanto pensavamo, quindi abbiamo materiale già per un altro video, però vogliamo aspettare un po'. Quindi verso metà giugno forse arriverà già un altro video. Fateci sapere comunque cosa ne pensate di questi acquisti. Come detto, gli oggetti che potete acquistare li trovate in descrizione. E come sempre vi invitiamo a lasciare un like, condividere e iscrivervi. Alla prossima! Thank you.